Ci siamo oggi forse, no, non è vero, non credo. Oggi potremmo arrivare a finire il gioco, anche se non credo. Mi farebbe piacere. Ho fatto qualche quest off screen, però mi sono un po' rotta le palle, nel senso che cioè, io le ho già fatte tutte praticamente con l'altra run, quindi rifarmene da capo un po' mi uccide. Più che altro mi sono resa conto che dobbiamo ancora fare la quest della mappa del tesoro. Ed è già. Sono già 3 volte che vado in quel cazzo di santuario per fare avanti e indietro. Quindi non so se ho la forza. Devo. Non so, vediamo. Vediamo se mi darete la forza voi, dai. Buon pomeriggio. E sono in mancanza cronica di sonno, a parte questo si sopravvive, però prima di cominciare una cosa molto importante, un biscotto della fortuna, tra l'altro sono forse storta, inquadrata, fatemi vedere un secondo, no, no, vabbè, va bene l'inquadratura, no. Biscotto della fortuna, vi faccio un po' di ASMR, vediamo cosa dice il biscotto della fortuna oggi, eh. Sicuramente dirà che sto riempiendo la scrivania di briciole, questo lo dice sicuro. Allora. È un momento favorevole per qualsiasi trattativa. Ok. Perfetto. Allora. No, no, Nier, calmo. Allora. Dunque, non ci incischiamo perché abbiamo un sacco di roba da fare. E dovrei fare la live anche stasera, quindi non voglio farla durare 4 ore e mezzo questa. Allora, abbiamo un bel ricco 78% di missioni completate comunque. Allora, siamo qui a facciata. Perché siamo qui a facciata? Perché il re di facciata vuole che eliminiamo le ombre che infestano il tempio arido. Quindi adesso andiamo subito, subito a fare questo. Correndo. Ah sì, no, ovviamente prenderemo tutti i pesci, quello era scontato, quello lo facciamo sicuramente, quello fa parte proprio della trama principale, quindi non ce lo lasciamo sfuggire, però capito, magari le queste secondarie, alcune. Ah sì, ho cambiato il vestito H&E, così adesso abbiamo un po' di Nier Automata, un po' di mood di Nier, le sta veramente bene comunque. Allora, questa è la tipa. Vi ricordate la quest secondaria della ragazza che pensavamo fosse stata ammazzata, che aveva litigato col compagno, il compagno l'aveva spinta, lei sembrava morta, l'aveva buttata nel pozzo, ma poi questa era tornata. Ecco, sta tipa, che non ha niente di tipa perché i modelli sono tutti uguali, però sta tipa l'abbiamo trovata che vagava nel deserto. E si è avvicinata man mano alla città. Adesso è qui. È più vicina ancora. Perché prima era proprio al limite della mappa. Poi si è andata avvicinando man mano. Lorenz Eredrick, benvenuto. Non so perché non ho sentito la notifica. No, no, non ho capito. Vabbè. What are you doing out here? Ie, la tosa state qui. Sorry, whose behavior? うるかいなていたら土地 Watch out! This thing is a shade! Oh Spawn in nearby! no! Rip! They couldn't be here! Stop with the bullshit and just kill them all! The hussy is correct! The hussy We is must correct! eliminate these beasts! Vabbè. But I... Menalo, menalo, menalo! Neil, Picchia, if you picchia, don't picchia fight, quella! they're gonna kill you! Ancora? Ah, sì, ancora, ok. E niente, ombre, 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 mena tutto, spacca i culi, spacca... Oh, no. I have to kill that shade. Sì, l'ho capito. Ho capito! Niente. Totta! Shades are attacking the city! Tocci, iranerto yarisaida! Fa sembrare che è tipo un combattimento epico, capito? Arrivato il re. Hmm.
Allora, cambiamo magia. Cambiamo magia, stavo dicendo. Sì. E mi metto la lancia, così li prendo in aria. Ok. Nel momento in cui cade, è andato. Questi sono molesti quando volano, ma poi quando li pigli cadono alla fine. Due al prezzo di uno. Attenzione, boss. Vi ricordo che abbiamo la lancia fenice al massimo, quindi facciamo i buchi anche per questo. E vabbè, rip. C'è ancora anche. Guarda il re come ci crede tantissimo. Che io continuo a dire che è il sindaco di facciata, comunque, non il re, però vabbè. Sarebbe carino il DLC con Near Daddy, sarebbe carino, sì. Sì, simpatica come cosa. Ok. A questo punto dovremmo semplicemente leggerti re. No big deal. But there's something you should know. All'inizio quest'ombra era vestita come uno dei mascherati. Ecco, dai, mettiamo io un po' di complottismo in casa che secondo me ci sta. Ok. Okay. La quantità di soldi che abbiamo. Ok, allora, stavamo dicendo, andiamo a fare la missione. Sì, sì, sì. Sì, la Max Gunfu, la Paradise Lost, sembra un gioco d'avventura abbastanza carino, è molto lento comunque, quindi per stare su YouTube secondo me non è da portare su YouTube come serie, però è quel classico gioco che te lo giochi con calma, con i tempi tuoi, per i fatti tuoi, ti guardi intorno, secondo me può essere carino, però è molto lento, fosse anche solo che non puoi camminare velocemente, non dico correre, ma almeno camminare velocemente. No, è una cosa che nel 2021 non è sostenibile per quanto mi riguarda. Ah, ho sbloccato anche il viaggio veloce attraverso i pozzi, questi qua, che prima non funzionavano. Sì, va bene, non mi serve che mi fai vedere tutto. Sì. Ok. Vabbè, non ho voglia. Allora, andiamo a fare il Tempio Arido. Però non dovrebbe volerci troppo, perché le ho già ammazzate, credo, quasi tutte. Visto che c'era un'altra missione che mi richiedeva di salvare un bandito che era rimasto incastrato, c'era un'ombra cattiva, bla bla bla. E comunque quindi già le ho eliminate quasi tutte le ombre del tempio. Forse o mi manca una stanza o devo semplicemente uscire e rientrare, non saprei. Perché per fortuna non respawnano, quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza fast. Questo lo sblocco pure, già che ci siamo. Sì, non farmi vedere tutta l'animazione, che palle! Ho finito tutto il gioco senza mai capire come sbloccarli. Devi parlare con il tizio all'ingresso davanti alla residenza del re, il consigliere, diciamo. Ti ringrazia, e vabbè, ho capito. Ti ringrazia e ti dice: ah, per averci aiutato, ecco in premio la possibilità di viaggiare, sto cazzo, vabbè. Fine. Vabbè, ma è come il viaggio veloce con la barca. Alla fine non lo uso mai. Cioè, più lo scazzo di andare a quella barca. Non lo so, è stupida come cosa, lo so. Però mentalmente mi dà più fastidio l'idea che devo parlare con l'NPC, avere il teletrasporto, che correre. Ah, sono contenta. Dai, ultimo giorno di scuola. Io sono acquario. Dai, dai. Allora, dovrebbero essere semplicemente le porte chiuse, perché appunto qua ho fatto tutto. Qui già le ho eliminate, per cui in teoria non so cosa mi manchi, sono abbastanza rincoglionita. Quella mi sembra che l'ho fatta, vabbè. Questa è chiusa, mi sa.
Infatti, come vedete, ho rimesso il plot di Nier a schermo. Così corriamo e possiamo vedere il suo plot. Non è inutile, non possiamo leggerla la storia delle armi, perché non le ho tutte e non le ho potenziate. Le armi ce le possiamo leggere nell'altro salvataggio, dove ce le ho tutte e ce le ho tutte potenziate. Qua non abbiamo nulla praticamente. Cioè è inutile leggersi l'inizio della storia delle armi, qui ho potenziato solo la lancia fenice. Allora, cosa mi manca? Cosa mi manca? Ok, allora questa l'ho fatta. Vede, non lo so cosa mi manca. Questa? No. Ah, sì. Ok, mi manca solo questo, mi sa. Che palle, sbaglio sempre. Non so, io mi trovo bene col vortice perché le, queste che vanno in parata, queste ombre che tendono a pararsi, le stordisci, quindi nel, mentre che loro... vabbè. Mentre che loro stanno rincretinite e si prendono delle botte, tu le meni. Ah, in tutto questo non mi è mai più riapparsa l'ombra nella pianura settentrionale! Mi ha shottato! Che rottura di cazzo! Oh. Vabbè. Non mi è più riapparsa l'ombra nella pianura settentrionale. Quindi non l'ho ancora uccisa. Non ho voglia di fare avanti e indietro, sinceramente. Aspettando che cambi il tempo. Fanculo! È la tua fine, hai deciso che... Fanculo. Fanculo! Ho fatto un parry al nulla, comunque. Ho fatto un parry al nulla, però ok. Si vede niente! Vabbè. Fanculo. Dovremmo aver finito in teoria. Io le avevo fatte tutte le stanze, devo dire la verità. A meno che non ce ne sono qua, non me lo ricordo se ce ne sono pure qui dentro. Sì, sì, poi peschiamo. Ah, ok, ok. Vedo un cazzo! Perché l'inquadratura si abbassa? Rotte coglioni! Ecco. Dovremmo aver finito. Giusto, ti prego, dimmi che abbiamo finito. Chi ce l'ha? The shades inside this temple are far more powerful than I expected. Either way, we're done here. Ok, ce l'abbiamo fatta. E ringraziamo. Ringraziamo che ti teletrasporta fuori. Ok. Yeah, abbiamo fatto anche questo. Poi non mi pare che a facciata ci sia altro da fare.
Allora, brevetto, ponte, signore, pescatore, mappa. No, ok. Allora, ho fatto anche appunto. Allora, sono andata a prendere il coltello raro che voleva il tizio della locanda di Frontemare, quindi glielo dobbiamo consegnare. Abbiamo scoperto che l'uomo con la collana era uno che praticamente se le faceva tutte, le tipe. Bonfri, grazie. Non so perché, non sento le notifiche. Vabbè. Comunque, era un tizio, un porco, praticamente, solo che poi si è scoperto che era anche il tipo con cui era scappata la madre dei due fratelli della discarica. Quindi comunque è quello lì. Quindi plot. Ed è morto. Quindi abbiamo scoperto questa cosa. E poi non mi ricordo. Ah sì, e poi c'è una quest molto carina, che però non ho finito. Adesso la finiremo insieme, ovviamente. Che è quella della pietra magica. Ovvero, una tipa alla foresta dei miti mi ha detto: trova questa pietra speciale che mi permette di avere le visioni, e se me la porti ti ringrazierò, praticamente. Quindi adesso gliela portiamo e succederà una cosa carina, una cosa molto simpatica. La pietra Salcazzi. Ok. Solo che adesso mi parte l'OCD. Mi parte l'OCD. E mi deve, viene voglia di sbloccare tutti sti cosi. E non è che va bene questa cosa, comunque. Perché ogni volta ci dobbiamo vedere questo filmato. Qui, sì, qui potrei andare direttamente a Frontemare, in effetti, così mi taglio un pezzo di strada. Allora, andiamo a Frontemare. Yes. Così completiamo questa. E consegniamo il pesce. E prendiamo la prossima quest del pesce. Molto importante, vi ricordo, è proprio il plot principale. Non puoi ottenere il finale segreto se non finisci tutte le quest del pesce. Non è vero. E ci prendiamo anche questa del postino. Ok, va bene, grazie, prego. I postini, va bene. Non hai una quest per me, tu? No? No. Ok, credevo che il postino avesse una quest per me, ma evidentemente no. Ricordavo male io. Poi. Questa è la tipa. No, non è lei. Dov'è la tipa? Vabbè. Allora, qui c'era il tipo che mi aveva chiesto, ve la faccio vedere se così vi rinfresco la memoria, dov'è? Il brevetto. Ho ottenuto la foglia di mandragola. Strano, il negoziante dell'Emporio sembrava sorpreso dalla richiesta. Me l'aveva chiesta questo tipo qua. I got your mandrake leaf. Ok. Questa è la chiave per sconfiggere il mal di mare. How's the medicine going? Oh, it's well, it's interesting. I thought it would help my seasickness, but instead, I made an energizer of sorts. And believe me, my wife is thrilled. Vabbè. Ok. Abbiamo capito che tipo di energizzante. I really didn't need to know that. Look, I need to try again. Sure Va thing. Bene. Great. Olio di rospo. How could he accidentally make a sexual stimulant instead of a seasickness medication? Calm down, Vice. Maybe it just happened. Uh-huh. They are completely different drugs with completely different effects. Hey, everyone makes mistakes. Niente, Vice che sclera tantissimo. Bellissimo. Poi qui la quest di questo tipo era... No, la quest di questo tipo era quella della il fiore di Fresia. A Frontemare un uomo che abita sopra il negozio di armi vuole che porti una Fresia al negoziante materiale di facciata. L'abbiamo fatto. I delivered that Fresia for you. Hey, thanks. A posto.
Non le parole. Vabbè, la fidanzata è diventata un'ombra. Non le diciamo niente, dai. Good wife and a fine son. La compagna di un tempo, lui adesso sta ovviamente con un'altra famiglia. Passato tantissimo tempo. Ok, e poi abbiamo il coltello da consegnare. Consegniamo il coltello. Here's the knife you wanted. Thank you. How's Gideon getting along? Sta benissimo Gideon. What do you mean? Well, you know, he doesn't have a father and all. The lad travels a hard and lonely road. Sta una favola Gideon, non vi preoccupate, non vi preoccupate. No, no, no. Anyway, here's your reward. Ok. Ok. Plot. Consegniamo i pesci che abbiamo perso la volta scorsa. Here's your fish. Well, keelhaul my granny and call me Gladys. I reckon there ain't much left for me to teach you, whippersnapper. Works for me. I can't take much more of your insane training anyway. You call that insane? Pah. You younger generations with your big swords and baggy pants and fancy talk, you ain't seen war. You got no idea what hard means. Okay. Did you see that move he just did? That was no fishing move. Si muove come un assassino professionista. I am beginning to fear this man more than any shade. Ok. Tre pesci reali. Ok. In realtà li abbiamo già, solo che noi siamo brave persone, quindi tre pesci reali li liberiamo, dov'è? To. A posto, così li peschiamo. Che cazzo vuole il locandiere ancora? Che vuoi? Che vuoi? Hey, remember that book you found from? Would you mind? Sì, sì. What are you making? Royal catfish. Pesce gatto alla griglia servito con riso. 10 grandi pesce gatto alla griglia. Sì, ti aiuto, ho già tutto, guarda. Tieni. A posto. All right. How is it? It's delicious. I just wish. Oh, che dolcezza, pensa subito alla sorella. We've got another item for the menu. I'll definitely try to stop by again. Giustamente per provare una nuova ricetta ti chiede 10 pesci per provare la ricetta. Ok. Allora, recipes written inside you. How dare you compare me to a common cookbook? There is no room within my pages for such trivial matters. Allora, i pesci reali. Dove si pescano i pesci reali? Andiamo a guardare subito dove si pescano. Royal Fish. Est. Ah, ok, ok. Ok. Va bene. Allora, torniamo al villaggio e andiamo a pescare pesci reali. Sì, 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 sì. Andiamo a prendere i pesciotti. No, allora, questo discorso delle queste secondarie, Yokotaro e tutto, allora, al di là della battuta, ho capito che era una battuta, però c'è chi mi ha detto seriamente, no, le queste secondarie sono volute... Vaffanculo, ogni volta rischio di morire. Faccio st'errore ogni volta. No, le queste secondarie sono fatte apposta per essere... per essere brutte, perché è una critica al quest dei classici JRPG. No, perché alcune queste secondarie sono molto belline. Punto primo. Punto secondo, è una cosa stupida da fare. Terzo punto, non è mai stata detta questa cosa. Proprio non c'è nessuna dichiarazione ufficiale al riguardo. Quindi io non so veramente da dove avete edotto questa informazione. Ma anche chiesto a Seb, perché dice, ma sono pazza io. Non è vero, è una cazzata. Quindi non diciamo cagate, non è vero. Sono semplicemente brutte. E alcune sono molto belline invece, quindi... Allora, peschiamo sto pesce. Sti tre pesci. Ma prima devo massacrare questi animali per principio. Ok. Qui. Dovremmo pescarli con l'ombrico. Credo. No. I wonder if I've beaten that old fisherman yet. One wonders how talented a fisherman he actually is.
You saw that chip on his shoulder? He must be amazing. Ho sbagliato. Non so perché ho tirato su. Well, off to fishing then. Yep. Sì, attento a non finire in esche, ne ho solo 99 effettivamente. Giudicare da quanto tira dovrebbe essere quello giusto. Tira, vai Nier, tira, pia pesci, sempre più grossi. Vai. Ok. Fatica. Tra l'altro c'è una leggera differenza nella vibrazione. In realtà si potrebbe pescare pure quasi senza guardare. È una cosa molto figa. Non c'era nell'originale questa differenza di vibrazione. Non è una cosa del DualSense, chiaramente. Il gioco è PlayStation 4. Ok. Uno l'abbiamo preso. Anche questa cosa devi giocare a Drakengard per capire la storia. Non è vero. Capire la storia non significa conoscere cosa è successo prima. Non serve. C'è una malattia. È successo qualcosa. C'è una cosa brutta. C'è stata una sorta di estinzione. L'umanità è tornata indietro. Non importa, cioè... La trama di Drakengard è a tutti gli effetti il classico antefatto di un qualunque fantasy. Non serve sapere la storia di Drakengard per capire la storia. Capire la storia non è questo. Cioè, non è che tu non capisci cosa succede se non hai giocato Drakengard. Se hai giocato Drakengard, riesci ad associare cosa ha causato quello che è successo e dici, oh, che figo, fa parte tutto dello stesso universo. Ma lore e trama sono due cose diverse. So che siete molto emozionati da questa live, lo capisco. Quasi quasi avvicino il controller al microfono così sentite pure la vibrazione. Ed è ancora più ASMR. Dai, su. Kene non ce la fa più, Kene vorrebbe essere da un'altra parte. Dai! Ok. Pesce reale. Abbiamo avuto culo, l'abbiamo beccato subito. Che bello quando devi prendere l'ultimo pesce, quello leggendario, arrivi all'ultimo, ti parte lo scazzo, sbagli e devi rifarti altri 40 minuti di pesca praticamente. Cioè, ormai gli ultimi pesci per prenderli durano praticamente più del boss finale. Vai Nier! Guardate che movimento di bacino che fa Nier, guardate che bravo. Ha un talento incredibile questo ragazzo. Guardate il movimento. Guardate come spinge. Aspettiamo. Dai. Non devo guardare la chat, mi manca solo che il pesce mi fa la svirgolata, alla fine scappa. E poi devo rifarmi tutta la pesca. Dai. Cazzo. Oh. Ok. Fatto. Oh, allora. Andiamo. Ma non pescate voi così? Non fate questo movimento quando pescate voi?
Secondo me non siete, perché non siete bravi come Nier, semplicemente, cioè, mi sembra palese che il motivo sia questo. Ah, ovviamente nel caricamento appare il pod perché abbiamo attivo un costume di automata, no, non è normale altrimenti che appaia un pod nella schermata di caricamento di Replicant. Di qua, sì. Corri, corri. Tutto questo quanto... Ma in realtà, infatti, ne abbiamo fatte pure un bel po'. Abbiamo fatte quasi tutte le missioni. Ah, Giuseppe, tu chi sei? Ah, ecco, lei è quella dello stronzo bastardo della collana. Abbiamo trovato il tuo fidanzato. È morto. Ok. Sì, sì, l'unica cosa che avrebbe potuto tenerlo lontano da me. Perfetto. Qual è la missione? Ah, tu chi sei? Is your husband around? I have something. Ah, la mappa del tesoro. Sorry, he's out shopping for weapons right now. Oh, all right. Fine. If I may, madam, what is it about our transaction that has you so dissatisfied? This is another map, isn't it? Well, as soon as he sees it, he's going to run off on some fool treasure hunt again. One of these days he's going to get himself killed. Mentre c'è la vecchietta che ci sta fissando comunque. I understand. I know what it's like to worry about someone. I don't suppose. Se trovassi tu il tesoro a posto suo? Sì, sì, sì. I think we can do that. Va bene. Seems like Popola's area. Yeah. Okay. Surely you are aware that meddling in the affairs of a married couple will accomplish nothing. Look, I took on a job and I'm gonna see it through. Your sense of duty is positively breathtaking. Hey, I know what it feels like to worry about family. If we can keep others out of danger by handling stuff like this, già che ci siamo. I'm all for it. It is a tremendous burden. And yet I cannot say I dislike that way of thinking. Meno male che parlano queste queste. Comunque non penso che le faremo tutte, ho troppo scazzo. Non lo so, questa della mappa è veramente una rottura di scatola perché dobbiamo andare nel santuario, poi dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo fare un'altra ancora. Vabbè. Cioè, questa è una cosa che fai una volta nella vita e basta. Hey, got a minute? Sure. Here. Mappa del santuario perduto. La stanza segreta nelle profondità del santuario perduto. Sì. Ok. Che credo sia l'unico scopo dell'esistenza di quella stanza, tra l'altro, che io ci andai. Cioè, ogni volta entravo e dicevo, ma magari dentro c'è un'arma, un oggetto raro. No, non serve a niente quella stanza. Poi ci spawna il tesoro dentro. Ok, fronte mare. Consegniamo i pesci. Di qua. No, non l'ho platinato, non l'ho platinato, lo vorrei platinare in live con voi, il che significa vedere anche il finale che mi manca. Per quanto non mi ricordo nulla di automata, quindi di trama, per cui probabilmente non farò nessuna faccina sorpresa perché non capirò nulla, però vabbè. Oh, there. Allora, fronte mare. No, 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 sì, lo so come si raggiunge. In realtà so come si raggiunge perché... in realtà me l'ha spoilerato direttamente il fatto che l'ho dovuto recensire. Mi hanno dato una guida e tipo la guida spoilerava tutto. Tutto. Cioè, si sospettava, era molto probabile, quasi certo, che questa versione del gioco avrebbe avuto un nuovo finale. C'era nella guida, nelle linee guida della recensione, c'era già scritto che c'era il finale e come si raggiungeva. Cioè, vabbè, ok, d'accordo, perfetto. Grazie, comunque. Check it out. Cioè, scrivere spoiler, non niente, proprio... E comunque, non devi dire questo, questo e questo. E vabbè. Well, dip my oar and come. Ok. You think you can push me off of... Yeah.
E sto usando solo la mano, sì. Meglio non sapere che cosa stava succedendo. Io adoro le quest di pesca. Perfetto. Ok, vai e cattura Domarlin Blu. In tutta la mia vita ne ho catturato solo uno. Portami i pesci e ti chiamerò maestro pescatore. Perfetto. Tra l'altro non penso neanche sia l'ultima. Allora, i Marlin Blu, dove cacchio si prendono? Dov'è? Blu Marlin, sardina. Ah, qui! Ah, ok, già qua. Perfetto. Ottimo, non ci dobbiamo neanche spostare. Però prima li devo... Allora, prima li devo buttare perché ce li ho già. No, dove sono? Oggetti. Per chi se lo stesse domandando, sì, ho inculato il salvataggio fortissimo. Ovviamente non è normale avere 99 di tutto. Non avevo la minima voglia di farmi le quest di farming. E quindi ho messo tutti gli oggetti al massimo. Per chi se lo stesse domandando. I'm gonna give it my all this time. Ok. Have you been holding back? No, I always give it my all. Shh, you are scaring them away. E infatti abbiamo perso. Sapete, non ho un dubbio. Sapete, non, perché ci sono dei pesci che ti richiedono di tirar su la prima bottarella. Però non so se questo è il caso. Ogni volta è il dubbio. Questo chiaramente non è un Marlin Blu. Ah sì? Cazzo è? Ah, uno squalo. Vabbè. Vabbè, ok. Niente. Scusate, abbiamo preso uno squalo per sbaglio. Cos'è? Capito? Cioè, non abbiamo preso uno squalo. Ok, forse... Allora, lo squalo... Non è uno squalo. Quello che... Che palle! Ce la faremo. Dai, dai, dai! Porca troia! Tutta la live così, io ve lo dico, eh. Ce la faremo. Maledetti secchi. Sì, esatto, no, il fiore lunare rosa è una rottura di palla infinita, ma l'abbiamo già fatta con la magia del barbatrucco. Li avevamo già. Li abbiamo tirati in faccia con disprezzo. Però ci ho provato. Non ho avuto voglia, mi dispiace. Temo che sia il Marlin Blu questo comunque, sì. Ah, raccontatemi qualcosa di bello. Il fatto è che non mi posso distrarre, perché se mi distrago poi devo rifare tutto da capo. E non è assolutamente una cosa piacevole. No, no, ma è divertente. È molto, molto divertente questa cosa. Soprattutto per il pollice. Si sta divertendo. Dio santissimo! Sono a tanto così da darglieli come senza pescarli, ve lo dico. Vabbè. Anche perché qui non è neanche una questione di no, ma perché non sei abbastanza bravo. Devi farmare le tue abilità di pesca in maniera tale che diventa più facile prendere pesci più difficili. No, perché non esistono statistiche. È solo una rottura di cazzo, cioè non ci sono le statistiche, ci sono solo le quest. La bravura nella pesca la aumenti soltanto facendo le pesche... Vabbè ragazzi, vaffanculo. Ragazzi, vaffanculo. Tieni i tuoi Marlin Blu di merda. Vaffanculo. Perfetto. Il mondo è vasto e ci sono pesci che nessuno ha mai visto. You know, I
le carte in regola per catturare. Ok, almeno questo è uno solo. Almeno questo è uno solo, giusto? Ok, perfetto. Ok, l'ultima parola del pescatore. Andiamo a prendere sto pesce di merda. Che è nel deserto, tra l'altro, mi pare di ricordare. Adesso controllo, ma credo sia nel deserto. Dov'è? Sì. Ok, perfetto. Quindi prendiamo pure sto pesce di merda. Sì. Ci sono pesci che nessun uomo ha mai visto. Non Nier. Il pesce leggendario. So this is my last lesson. Has that old fisherman actually taught you anything of use so far? Well, the art of perseverance? I'd hardly credit him with that. Mi sa che non è questo, però, sapete? Mi sembra troppo facile per essere il pesce, sapete? Non credo proprio che sia il pesce questo qua. Dai, che palle, stai fermo un secondo! Questo sarà qualche cacata, non è sicuramente il pesce che cerchiamo. Poi nel deserto non vedi manco la... il filo, giustamente. Per farlo ancora più divertente. Tantissimo Dio. Devi trovare l'angolo giusto per prendere il, perché si tiri la lenza. Ok. Dai. Allora forse quello, sapete? Che culo. Vabbè. Ok, ce l'abbiamo fatta. Yeah! Primo tentativo. Ottimo. Cioè, era, è stato più facile del Marlin, comunque. Vabbè. Meglio del finale. No, non ho giocato Drakengard. Mi sono risparmiata questa piacevolezza. Questa irresistibile scioglievolezza me la sono risparmiata. Anche se ci avevo pensato di provarli magari a 60 fotogrammi. Giusto per non vomitare, però non lo so. Magari un giorno molto lontano proveremo questa cosa. Oh, ma non c'è più il pescatore. Come mai? Ehi, where did Pops go? Oh, the old fisherman. È morto questa mattina. That old war injury finally got the best of him. From what I understand, the guy used to be quite the mercenary. Quindi è morto senza riuscire a vedere il pesce leggendario. E ovviamente era un pescatore, ma era comunque un ex mercenario, tizio incazzoso, che menava fortissimo. Ha fatto cose orribili al tempo. Penso che tu avrai rallegrato gli ultimi giorni. Ok. I didn't even know the old guy was sick. Perhaps that is why he was in such a hurry to pass down his craft. You know, it's strange, but I feel like he's still here somehow, looking at me. I trust he is in heaven by now, settling down for a round by the pond. I hope you're right, Vice. E niente, devono farti sentire male pure alla fine della missione di pesca. Allora, cosa dobbiamo fare ancora? Ok, l'olio di rospo dell'armeria, il ponte in pericolo, vabbè. Ah, la pietra magica, la pietra magica. Giusto. Questo è molto importante da fare. Ah.
Siete brutte persone comunque. Corri, corri, Nir, corri. Ecco. Corri ancora, non t'arrendere. Okay. Questo col cinghialozzo. Ma poi i cinghiali non hanno la... I cinghiali hanno la coda lunga. Non mi pare che... I cinghiali hanno la coda lunga. Cioè, no, questo genuino dubbio. Non mi pare che i cinghiali abbiano la coda. Ah, infatti. Ora posso chiudere il gioco, dite. Giustamente, le missioni di pesca sono finite. Non... Che cosa ci resta? Nulla. La nostra vita non ha più senso. Poi tra l'altro mi mancano ancora delle quest, non mi... perché comunque sono al 94%. Di qua. È un po' più lunga dei maiali perché non è arricciata, ma non è comunque così lunga come quella di questo cinghiale pelosissimo, tra l'altro. Chissà perché l'hanno fatta così lunga. È di... giusto, ok. Ma non è che magari il tempo è nuvoloso e c'è la merda da ammazzare nel ponte? Vabbè, io sono pure scema comunque. Rompere le scatole, fammi salire sul cinghiale. Che palle! Fammi salire sul cinghiale. Dai, è nuvoloso. Niente. Non è abbastanza nuvoloso. Whee! Buona la coda, non l'ho mai mangiata la coda del maiale, sinceramente, non mi manca. Ok, allora vi faccio vedere un secondo la quest qual era. Una donna all'ingresso della foresta dei miti vuole che trovi una pietra magica per la divinazione. Ottieni altre informazioni da Popola. Siamo andati da Popola. Puoi trovare l'occhio del potere sul tetto del santuario perduto. Siamo andati al santuario perduto. Hai ottenuto l'occhio del potere. Portalo alla committente. Ok. Well, did you find my stone? Sì. That's it. Ok. Ti vai un consulto gratuito? Ascoltiamo la predizione. Sure. Might as well. Let's see what the eye has to reveal. Ooh. Oh, we. I don't know. I've never seen this place before. Non hai mai visto questo posto, eh? Shit. Tubo di ferro. Non ha mai visto questo posto, ragazzi. Interessante. Ma bordello! Bellissimo! Aia! Tra l'altro qui si possono farmare degli oggetti che altrimenti non si possono più recuperare nella parte 2 del gioco, perché lì droppano soltanto queste ombrine moleste che a un certo punto del gioco non si trovano più, quindi può essere anche utile questa, perché ci puoi tornare qua comunque e non appaiono sempre gli stessi nemici, quindi puoi farmarci un po', diciamo. È un buon posto per trovare questi oggetti.
Massacriamo tutto. Aia. Si fa, eh. Musica è troppo figa comunque. Aia. Mi dispiace. Perry. Però è arrabbiatissimo lui. Tra l'altro hanno, che mi pare abbiano annunciato da poco anche la collezione completa dei vinili, della versione in vinile della Collectors, vabbè la Collectors, della soundtrack, e ha delle illustrazioni bellissime in copertina, veramente belle. Diciamo che per collezionismo ci sta, se è un lettore vinile anche, altrimenti, insomma. No. I cannot say, but I doubt okay. It was a mere daydream if all of us experienced. Questa missione ti fa, ti dà qualche indizio per farti capire un po', cioè perché è il luogo del prologo, dell'inizio del gioco, no? Lui dice che non l'ha mai visto però, quindi è un po' strana questa cosa, e poi puoi trovarci l'arma unica del tubo di ferro, che puoi comunque recuperare in un altro modo, però è carino perché puoi trovare l'arma, diciamo, iniziale del prologo, che non è un'arma, ovviamente è un pezzo di metallo che può essere usato come strumento difensivo. L'ho già visto, però boh, chissà. Wow. I don't know what happened, but you guys look pretty shaken up. Yeah. There's a deep inner meaning behind this. C'è un significato molto profondo dietro questa predizione, ma non so quale sia. Anyway, thanks again for Okay. What was that all about? I don't know. Gave me some serious déjà vu. Did it now? Yeah, like I'd been there before or something. But at the same time, it felt like something was pushing down on my chest. Well, it was just a dream. Best to put it out of your mind. Okay. No, non le voglio fare ste cose. Che palle. Ed è bastone, esatto. No, più che altro vi spiego qual è il fatto. Se adesso andiamo al santuario, no? Andiamo al santuario e dobbiamo arrivare quasi alla fine del santuario. E poi tornare indietro. E io non ho voglia. Cioè, io non ho voglia di farmi due volte il santuario. Perché di trama dobbiamo andarci. Però anche per la quest. E il problema è che una volta che torni lì, cioè, che ci vai per la quest, devi comunque tornare indietro, quindi te lo devi fare due volte. Vabbè, lo facciamo. Quant'è? Sono un'ora che sono in live. Ma se lo facciamo un'altra volta? Cioè, nel senso, per la prossima run? Ci mancano tipo tre... Ci mancano due quest in croce, le più brutte le abbiamo fatte. Palle. Le potrei fare nella seconda run, lo so. Di qua, ok. Perché il fatto è che poi dovrei fare anche un altro pezzo. E poi se non faccio, se non completi la quest, ovviamente si resetta. Quindi probabilmente sto per mandare riccamente a cagare tutto. Sto avanzando di trama. Ve lo dico, eh. Ci sto pensando ancora. Niente, finiamo il gioco. Mi sa che finiamo il gioco. No, no, allora, le armi le ho già in un altro salvataggio. Non me ne frega niente di prendere le armi in questo salvataggio. Per il finale dove servono tutte le armi, lo facciamo con l'altro salvataggio. Qui non è assolutamente rilevante prenderle tutte. Io, giusto per le quest, per farle, ma non... Perché mi voglio male, non per altro, assolutamente. Più che altro perché in quel salvataggio è rosico.
ma recupererò in quel salvataggio. Mi manca solo la quest stupida, quella nuova del gioiello, del tizio della borsa rossa, no? Dell'ex traghettatore. Quella non l'ho fatta in quel salvataggio. Poi le avevo fatte tutte quante, quindi capite l'incubo di rifarle tutte quante in live, quanto può essere pesante. Anche perché qui ho barato come una merda, ma la prima volta i pesci li ho pescati tutti, la prima volta i fiori li avevo fatti quasi tutti, i semi rosa, dei fiori rosa li avevo presi quasi tutti, poi mi sono rotta le scatole, ma tipo 4 li avevo presi, quindi... Cioè siamo arrivati diciamo a livello... buongiorno comunque, cioè tipo mi sono appena arrivata, mi danno le botte così di cattiveria. Sì, allora il problema non è il backtracking. So che a un certo punto posso dire che posso meglio tornare indietro, ma comunque poi ti devi rifare la strada per rientrarci. Cioè, il problema non è l'uscita, l'uscita è il niente. Il problema è la prima volta che ti devi fare tutte le porte. Sì, ragazzi, va bene. Ovviamente qui non stiamo uccidendo niente. Andiamo lesti lesti. Oh no, delle ombre cattive. Avete notato che è cambiata la musica? Non c'è più la musica solita. C'è qualcosa di strano. Anche se credo sia qua. Non era qua, no? Forse no. No, non è qua, mi sa. No, è più... niente. No, dico la roba della quest. No, è fra le porte di merda qui. Mi sa, vabbè, chi se ne frega. Andiamo. No, che ne è? Lascia stare. Non litigarci con le ombre. Vabbè, giusto lei che è antipatica. Vabbè, io avrei schivato comunque, non è un problema. Mi pare sia, ecco, tipo qua. Sì, è qua. Vabbè, dai, no, niente. Vabbè, era un mucchio di spazzatura, ragazzi, ok. Ma non glielo consegniamo, non ho voglia. Quindi la mappa era falsa, c'era un mucchio di spazzatura, non era... Poi il bello è che lui ci è andato, ha visto il mucchio di spazzatura, ha detto è questo il tesoro, l'ho capito. Era chiaramente questo. E ha preso il mucchio di spazzatura e se l'è messo in tasca. Cosa perfettamente normale. Sì, la musica è procedurale, diciamo, è dinamica, si dice. Ma in tutto il gioco la musica è dinamica, comunque. In molti pezzi del gioco la musica è dinamica. Christos, 5 mesi! La relazione più lunga della mia vita! Cavolo, ti auguro di... in futuro di superare, allora. Ovviamente questo di roleplay è follia, perché Nier le ucciderebbe tutte le ombre. Non se ne lascerebbe dietro neanche mezza. Corri! Messo. Vai. Ok. Al 6° mesiversario scatta la scena fuori. Certo che fare il finale a 1 ora di live non è la cosa più intelligente da fare, però dai. Facciamo durare un po' di più. Tanto comunque non è la fine. È il primo dei finali. No. Invece sì, porca miseria. Comunque complimenti a me che non mi ricordo la strada, Ma cazzo devo andare che non mi ricordo? Di qua? Infatti non dovevo salire sopra, me lo ricordavo che non dovevo salire sopra. Dovevo salire qui, infatti, non lì. Ok.
qua, ok. Abbiamo raggiunto un punto. Such an ominous sight. And yet I find it strangely nostalgic. Yeah. This is where Vice and I first met and first fought together. Wow. This is where you used to live, Vice? Well, yes, I suppose, in a technical sense. Pretty nice digs for a floating magazine. At least it was free from annoying hussies like yourself. Solo da questo punto non potrei più tornare indietro, in realtà, non è vero. No, eh. And now the path is open. L'ascensore. Inaspettatissima ambientazione. Non commenta, però. To whom does the true voice speak? Uccelli parla. In realtà l'uccello parla perché Gonniera un po' di, cioè, capi, basta. To whom does the true form show itself? You must answer. It can talk. Nier sa parlare con gli uccelli. I ask. Why did humans disappear from the perché world? Perché gli esseri umani scompaiono da questo mondo? The hell is this? I believe this is some manner of password. Password? Yes. Correct answer. Va bene. I feel confident I've heard this somewhere before. To whom I ask, why did you... You must answer. A causa di un'oscura malattia. I answer... Because of a black disease. I ask, how can humans extend come possono essere umani prolungare la loro vita? Separando il corpo dall'anima. I answer by separating body from soul. I ask, what is the destination of souls? Sono inserite nei rispettivi involucri. I answer, they are placed in their corresponding shells. Very well. You are acknowledged as master. You may enter. Well then, it seems the way is open. Spada finisce. Nier ha l'abilità di parlare con i pesci e gli uccelli, esatto. Oh, ma salve! Ma vedi un po' tu. It's the twins from your village. Popola, Devola, what are you doing here? Hey, any chance you'll just go back to the village? Torna indietro, Nier. Torna indietro. This is a very dangerous place. Even if you can find Yona here, you probably can't get her out. How did you get here? Shh. We're asking the questions right now. Qui possiamo tornare indietro, però siamo qui per salvare Yona. We're here to rescue Yona. No dice, huh? Well, I guess we don't have a choice then. No, I suppose not. How sad. We didn't want to fight you. We really, really didn't want to. Devil, what's happening? Sorry, but this fate was predetermined. Still,
We spoke to Truth. We really wanted to avoid this if possible. We were hoping to put it off for 100 years or so. Until the next generation came along. Fino alla prossima generazione. Are they shades? I don't think so. It's a lie! I don't believe it! We never thought you'd grow to be this powerful. Ah, che palle sta cosa. Why do you block our path? You have no cause to speak so with us, Grimoire Vice. You are a traitor. What now? They copied my powers. Volta, stessa cosa che ti spinge indietro. Of course we can. The power came from us in the first place. You were simply loaned a small portion of it. Vice, are you all right? Tavola, hope. Vabbè, qui non serve a niente il vortice oscuro, eh. Why are you guys doing this? Why are you siding with the Shades? Va bene. Ok. Fanno le finte. Sono molto simpatiche. È dato un cazzottone incredibile comunque. Un altro cazzottone. Si sono apparse sotto. The answer to every riddle lies within the heart of the Shadow Lord. The Shadow Lord? So you've been on his side this whole time? You must search for that answer yourself. You've got to face your own truth now. Please, enter the Shadow Lord's castle. Hanno fatto la rotazione, faceva figo. In realtà poi sono uscita e sono andata a vomitare. Devola and Popola are fighting us. Yes, they do seem to be putting us through a great deal of. You okay, Vice? How odd. For long years, my mind and tongue have been my greatest assets. But now the latter seems to be. Sì, da una bottarella e prende meglio, esatto. I am Grimoire Vice. I am Perfect. Classici suoni da libro, comunque. I think I hear a waltz. Mamma mia, sta cosa nella seconda run terribile, vabbè. It certainly is a grand affair. Bunch of dancing bastards. They're all shades. I think we're locked in. It's not like I was planning to leave. Esatto. Yeah, it's a bit late for that. Botte. Stante, mi dite, ma perché caspita non usi la goccia di forza? Avete ragione anche voi. Te le droppan pure. Permesso, permesso. Thank you.
Non ho visto nulla perché c'era Kene con la magia che mi copriva la visuale. Ecco. I molesti che lanciano la magia. Cambiare il bersaglio da solo. Ah, è morto. Ecco perché ha cambiato il bersaglio. Damn it. They won't stop coming. No, vai, poi finiscono, poi finiscono. Ti preoccupare. Niente, adesso si è buggato. Protect the hussy, yes? Good plan, let's go. La tecnica di Kene per aprire la porta è prenderla a calci. No, you idiot, what are you doing? Love doesn't want to open? Fine. I'll just break it down. Ecco, brava. Stop, you impatient fool. Goddamn no good bullshit bastard. Open the fuck up already. Oh, ha funzionato. Got it. Kaine, look out. Sì, facciamo esplodere le palline con gli occhietti. Le palline con gli occhietti. Sì, fammi più divertente uccidere le palline con gli occhietti. Vabbè, no, dai, andiamo. Ok. You okay? Yeah. But we got problems. Sono troppo carine. Con che hitbox però? Non è esattamente una gran boss fight, fondamentalmente è un cinghiale. Cioè, è un cinghiale enorme. Ma è esattamente il moveset del cinghiale, tranne la forza del salto che fa, che non fa il cinghiale normale. Vabbè, l'abbiamo sciolto ovviamente, però dovrebbe durare un po' di più. Vabbè, adesso arriva il papà, non vi preoccupate. Che è comunque uguale, cioè non è... cambia nulla. Solo che è per qualche magica ma ragione, anche se Lumeni continua a rialzarsi e ti avvelena con un con peti incredibili.
quindi non si può battere. Stay focused, Kaine. Però è divertente rompergli l'armatura. Come on! We have to keep going! Let's go! Voglio rompergli l'armatura! This way! Move! Ok. Corri, corri! Sta scorreggiando ancora. Quindi è impossibile sconfiggerlo, scappiamo. Scappa! Scappa, corri! 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 Please, hurry! Via, via! Sì, le vibes da retine bruciate, perché c'è una zona molto simile in quello che era il DLC con Madonna, che schifo, lo faremo. Quei filtri di merda sono rimasti. Madonna, che orrore. No, lasciami stare. Beh, qui avevano finito i soldi, comunque. Qui avevano proprio finito i soldi. Ok, siamo nella merda perché siamo chiusi col maiale veleno, col porco pazzo qua. E le sue tre mosse. Arrabbiatissimo. Chissà perché è arrabbiato. Che cosa avremmo mai fatto di male? Oh. Tasa, teido to, chi iru to te. Sono venuti ad aiutarci. Boss, metti il cinghiale parte 27, esatto. What are you doing here? You are correct. But Ara Peruato! Non è una boss fight molto brillante, comunque, diciamo, non è proprio una grande idea di design, ecco. Però... Hey! Stop! Let me go! Stop it! Damn it! King no! Ghi, atode! Ariculasa! Ci fanno scappare mentre loro lo tengono impegnato. Però, come potete ben immaginare... No! Open the door! You can't fight that thing on your own! Esatto. Sì, sì. Oh, Taoki! Aruta! Vieto! Kuruto! Ko! Chi! Iru! Kate! Ketaru Ito Echi! Arteria da se? Giuzi! Kaku Ishigishi! Shinchu Kareruta Kaizan! Te ras! Anda! Aratate! Ulanu Perua To Chi! Ulanu Kaizan To Chi! Open the damn door! Oh, finalmente. Knock it off already.
Let's go. Kaine. He's fighting for you. And for Fira. Don't let him die for nothing. My friend. Non è molto plausibile che ce la faccia, ovviamente. Qui ci sono delle casse tattiche nel caso in cui serva roba per curarsi. Noi abbiamo la lancia fenice al massimo e la lancia fenice è rotta pure quando non è al massimo. Quindi quando è al massimo... Sì, non vi preoccupate che l'harder poi arriva, non vi preoccupate. Tranquilli, tranquilli. Sedie giganti. Comunque ragazze, non serve, vi muovete sincronizzate, cioè siete fighe comunque. No, in realtà non sono giganti. Devola. Popola. Oh, look. You made it. We've been waiting for so long. Why are you doing this? It began 1300 years ago. Humanity, finding itself on the brink of extinction, undertook a last-ditch rescue plan called Project Gestalt. Gestalt? Do you still not remember, Grimoire Weiss? Then let's give you a refresher. Con questi documenti che hai soltanto in questa parte del gioco, quindi te li devi leggere adesso. Weiss. My mind. I remember. Devola. Popola. You are not human. In fact. Oh no. Yeah, sometimes the truth can be a real bitch. You want to finish that thought for him, sister? All of us. Every person standing in this room are mere shells created by the true humans. Qui non c'è, qui dentro non c'è nessun essere umano. What are you saying? You still don't get it? You aren't human. So then humans, I mean the true humans, are extinct? No. They still live on. Tan tan tan. Each shade is a twisted remnant. Tan tan tan. Crazy, huh? Now let's skip the part where you stand there with your mouths agape and just get down to business. Wait. Wait. Ed è il motivo per cui, tra l'altro, droppano cose umane, quindi gli orecchini, il piercing, il libro scolastico, quindi chiaramente si dà per scontato che se un'ombra droppa il libro di scuola o l'album da colorare era un bambino, plausibilmente, quindi avete appena ammazzato un bambino. The rightful owner, chissà chi è questo rightful owner, vero? Magari qualcuno con la nostra stessa faccia. We are only doing our duty. Our endless existences have a single purpose: to control the lives of others in accordance with the will of the true humans. You have your own motives, your own desires. And we have ours. I fear it really is just that simple. Don't speak such foolishness. Sorry. Allora. Documenti. No, porca puttana, che cosa è successo? Documenti. Eccoli, questi qua. Come dal rapporto precedente, l'implementazione a modalità Gestalt può impedire la sindrome della colorazione bianca sperimentata di recente. Il trasferimento di informazioni corporali contenenti i geni degli originali ai replicanti non civilizzati procede da programma. Rimaniamo nel nostro ruolo di androidi di controllo per prepararci alla fine della malattia batterica incurabile. Per ora questa fase sta procedendo senza problemi. Poi mi pare comunque che questi, non so se sono esattamente questi, ma penso di sì,
si possono trovare pure in automata, mi pare. Qualcosa riferito al progetto c'è in automata comunque. Non so se sono esattamente questi documenti. Allora, strategie attuabili nei casi di ricaduta recenti. Ricaduta, catastrofica perdita della facoltà senziente riscontrata sempre più di frequente nei Gestalt. Dopo l'attacco di alcuni Gestalt in ricaduta a replicanti, è necessario adattare misure organiche. Pensiamo che la sindrome sia il risultato di un difetto tecnologico sconosciuto nel processo di trasformazione dei Gestalt. La ricerca di questa condizione è la nostra priorità. Stanno scrivendo Deole e Popola queste cose. Osservatori. Oh, ma guardate che carino, c'è pure la foto, dico, mi ricordo come si chiama, ma qui non c'è manco scritto come si chiama, tipo Rubrum, non mi ricordo, il libro rosso comunque, che è quello un pochino scemo, che c'era da, come si chiama, dai Mill, vabbè, libro sfigato fondamentalmente, poverino. Grimorio, verbale abbreviato della riunione straordinaria del comitato del caso 23. Argomento è l'aumento delle ricadute, osservato e discusso. L'argomento è accelerazione del programma di recupero approvata e il rapporto discussione sull'utilizzo del nome in codice Noir per il programma di recupero umano, mentre il lancio del sistema di decodifica Vice più raccolta ordine di assistenza e rilascio codice per Nier. Bah. Oh. L'aumento delle ricadute è dovuto a un picco inaspettato di facoltà senziente dei replicanti e all'instabilità genetica del Gestalt originale. Non fu previsto l'effetto dell'originale sui corpi sottoposti al processo Gestalt. Necessario identificare i legami tra questo fenomeno, il Gestalt originale, e sua sorella, il caso di ricaduta Iona. Il gruppo di contatto osservatore è sempre più preoccupato. La soluzione al problema è la priorità. Comunque io sono abbastanza convinta, davvero, che da questi documenti non si capisca un cazzo. Cioè, io penso che... cioè, se tu ti leggi solo i documenti senza sapere niente, non capisci una sega. Perché parlano di roba, ma non te la spiegano. Cioè, perché è il classico documento, infatti, pensato... cioè, è realistico, nel senso che non ti spiegano le cose. Perché danno per scontato che chi sta leggendo questo rapporto sa di che si sta parlando. Però, inserito come spiegone, sta roba non fa capire niente, comunque. Cioè, ti fa, ok, c'è stato un problema, quindi questo Gestalt originale non funziona, sua sorella non funzionava, non c'era un'instabilità, quindi probabilmente questa cosa si è apportato a degli errori nel progetto che hanno portato poi, appunto, quindi i replicanti a prendere coscienza, mentre appunto i Gestalt non hanno funzionato, le ombre hanno sono andate fuori controllo, ma non si capisce. Comunque non si capisce. Cioè, chi legge i documenti e lo capisce. No. Comunque. Ok. Comunque davvero, cioè, ora siamo un attimo... onesti, queste boss fight sono brutte. Cioè, allora, bella la musica, bella l'idea, bella la trama, belli i personaggi, bello che i dialoghi, ma la boss fight è una merda, perché sono due, combattono a turno e fanno sempre la stessa cazzo di cose. Cioè, veramente una rottura di coglioni. Non venitemi a dire che è una bella boss fight, perché non è una bella boss fight. Cioè, ripeto, come idea, ambientazione, la musica, tutto bellissimo, ma la boss fight fa schifo, fa sempre lo stesso cazzo di attacco, è una cosa veramente, vabbè. Qui i soldi erano proprio finiti, qui era proprio andato. Molto diverso, cioè, fa sempre la stessa cosa! Ok. Ma meno male che finisce veloce con l'arma forte. Mi sa che si è rotta. Popola, are you crying? No, don't die. You know, Popola, I understand now why we're twins. It's because we were born without souls. Devla, I can't stop the bleeding. Oh God, I can't stop bleeding it. Che potevano comunque mettere, per farlo vedere. For one without a soul. There's too much
emptiness. Our souls are missing. And yet somehow our tears still work. It's kind of weird. Sorry, sis. I love you. Devil! Devil! Don't you go! No! No, I can't be alone! Devil! Hopa. Let's stop this now. The world wither for time immemorial. The cruelness of such a fate is difficult to imagine. I don't want to do this. I don't want to fight her. Stop bitching and start fighting. It's the only way. Okay. Beh, comunque hanno cominciato loro, eh? Cioè, nel senso, ok. L'abbiamo uccisa, però mi avete attaccato voi, comunque. Dico, che sono arrivata a casa vostra, se è la vostra libreria, che non avete mai restaurato. No stopping. No stopping ever. Questa è chiaramente CG, ovviamente. Non è... The bridge! Non è... con engine di gioco. Ah, ecco, sentiamoci male. I fear we're done for. It'll be all right. You know, when I was young, I hated my eyes. And now that I'm older, I hate what my body has become. But there's something else there now. Something like pride, you know? I mean, without all this, I couldn't have become your friend. Goodbye, my friends. Thank you for everything. Emil. For so long, all I could do was destroy. But now, I have a chance to save something. No! Now get going, okay? Emil. Don't worry about me. I'm gonna be fine. Emil! 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 You jackass, get back here! Che dai calci! Oh dear. Kaine's so unstable, and Vice can't stop arguing with people. I hope they can hold it together once I'm gone. Well, I guess they'll just have to learn. Here.
I want to see you again. I want to see all of you again. Just one more time. I'm scared. I don't want to die. Madonna. Vabbè. Si vedrà altro, in realtà appunto è importante rigiocarselo per capire cosine in più, anche qui, come potrete ben immaginare. Mancano informazioni ancora. Anche sottotitoli, come potete ben immaginare. È la maniera di Kene per esprimere affetto e attenzione. Let's go. Dai, sempre più allegri, sempre più allegri. Andiamo, andiamo. Sì. Ora che sappiamo cosa sono, ho ancora più voglia di ammazzarli, no? Che fanno il tuffo sono molestissimi. Anche perché non vedi un cazzo con tutte le scintille. La 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 la. Album da colorare. Qui si combatte in fiducia, qui. Immagini cosa sta succedendo, no? E premi quadrato. Minghie! Complimenti! Un bel 30%. Mi sa che questo lo equipaggiamo.
No, 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 aspetta, associa parole, no, no. E mi sa che se lo serve... infatti me lo mette in automatico. Va bene. A posto. 30% d'attacco. Sì, sì, ne facciamo tutti i finali. Ne facciamo tutti i finali. L'abbiamo trovata finalmente. Yona. This ends here. Strike hard. Hold nothing back. Vabbè. Rip per il libro che sta facendo una fine di merda, però vabbè. Beh, ormai è una volta che riesco a evitarlo. Sì, Noir, vabbè, senti. Ciao, Noir. È stato un piacere, sei durato tantissimo. La tua tuo finale è molto toccante. Speravo che mi colpisse, ho fatto la finta. Shadow Lord sponsorizza PC da gaming. Cioè. Dai che sì, l'avete capito che sta per succedere, dai. Dai che l'avete capito. Brother. Brother, sì. Yona. Quindi proprio... completamente, lui ha capito un cazzo, lui proprio è dall'altra. Si è letto pure i documenti, non ha capito niente, lui è proprio dall'altra parte. Please just stop. I don't want to do this anymore. I don't need someone else's body. I don't want it. Non ho minimamente detto che sbagliava a chiamarlo fratello, infatti il problema è il nostro Nier che non ha capito niente. I can hear her. She won't stop crying. She says she wants to see her brother. Jonah's been possessed? This girl loves her brother too, just as much as I do. Però nessuno lo ascolta perché è proprio andato. It's not right that she can't see him. Mm.
It's you, isn't it? Yes, it's me. Let's go home. Hurry, the shade that possessed her is gone. Sì, ma non te la prendere con me, cioè che c'entro io? Mica l'ho obbligata. Vabbè, si è arrabbiato, poverino, cioè comunque giustamente. Poverino, dai. Think I'm gonna sympathize with you? I swore to protect my sister and my friends. Ho fatto una cazzata, scusate, ho usato proprio una magia stupida. Non dovevo usare questa. They must stand aside or be cut down. Now come on, let's finish this. Aia. Vice, what's wrong? Freaking me out here, Vice. What are you doing? Come to... do it! Strike the killing blow! Strong idiot has decided to push me beyond my limits. Sta camminando, che carino. I should have taken that job as a cookbook when I had the chance. Vice, sorry. Only joking. I hate cookbooks. But let's go out of the way. I have one final task to fulfill. Where are you going? Why, to stop him, of course. But after that, it's up to you. Only you can see this battle to its conclusion. I wish you luck, my friend. You can't. I swore I'd always fight by your side. You are an exceedingly stubborn lad. You know that, yes? Perhaps that's why I've so enjoyed our time together. But I fear this is where our journey ends. Vice! Oh, and remember what I told you about using my full name. Well, forget it. Oh. I've grown rather fond of Vice. Vice. I knew you'd come around. Don't let it go to your head now. Ecco, questa cosa dico che
Quindi lui si sacrifica per fermare lo Shadow Lord. Ma un cazzo di filmato no! Dissolvenza al nero! Veramente? Vabbè. Emil sì, Vice è cornuto e quindi niente, ha perso tutti i suoi poteri e è sparito. Perfetto. I have a reason to live. L'ha avuta l'esitazione, però. Anche perché ha la sua faccia, quindi posso capire che è un po'. Fa ansietta questa cosa. Va detta per una cosina, nel senso, palesemente, insomma, queste tende servivano per tenere la stanza in ombra ed evitare che succedessero cose brutte. Però, santissime Dio, potevi anche fermarle, perché con una cazzo di folata di vento ti può morire, giusto? La sorellina, porca miseria, ma fissa le ste tende, vabbè. Però guardate che carino, no? Che aveva fatto, aveva mucchiato tutte le cose, aveva fatto la stanzetta, no? Con tutto quello che aveva trovato, le piantine, cosa così dolce. Is Yona all right? Oh God, no. Oh please, the girl is fine. Vice? Where are you? Are you okay? I am as well as can be, considering I have lost my physical form. Doubtless my voice will be the next to go, so listen closely. Your sister is safe. Do not mourn her, and do not give up hope. Instead, you must call her back to you. How? Use your memories. Recall the times you spent with her. Present her with proof that the two of you live still, and that your lives have meaning. I don't know. Typical. But take heart. I know you can do it. What's my favorite food? Cookies. What's my favorite book? That's my magic storybook. What's my favorite place? Home with you. What's my favorite flower? The lunar tear, of course. Okay, one more question. Who do I love more than anyone? Oh. Sbagliato, merdone. E tu chi cazzo sei? Is that you? Game of Vice, esatto. E non c'entrava, era troppo lungo il nome completo. Non girarla ancora che sbocca. Sta girando tutta. You look bigger than before. Like you've grown up. Yeah. I guess you haven't seen me. Have I been asleep this whole time? Something like that. It's almost like I'm a princess from some fairy tale. Oh, Yona. I'm so happy to have you back. Me too.
Kaine. You and your sister. You have a good life, okay? Where are you gonna go? Guess I'll... You could stay with us, you know. Thanks, but I'll pass. You know how it is. I got my own shit to take care of. What do you mean? Personal shit, all right? Personal shit. Anyway, take it easy, yeah? Personal shit, bellissimo. Kaine. Hey, look. Sì, ho capito, non secondo. Madonna, oh. It's beautiful. E niente. Ho capito, lo potevi dir dopo. Cioè, mi interrompi, sto parlando con la fidanzata. E niente. I heard someone telling me how they wanted to see the light. And now they can finally see it. I love it. It's so sunny today. Yeah, it sure is. Io volevo vedere l'ombra. Volevo vedere Yona ombrina con le aline da farfalla. Che cavolo, no? Lei è tutta carina e lui è un cesso. Cesso sciolto con gli occhi gialli. Vabbè, questo è il finale sfigato, nel senso che è il primo finale, ovviamente, infatti finisce male. Nel senso che comunque Kaine se ne va. Chissà che fine fa. Non c'è mai un chiarimento, non c'è mai una risoluzione del suo problema. E quindi bisogna... Ovviamente, e mancano informazioni, perché quando le ombre fanno... ovviamente stanno parlando, e a un certo punto, rigiocandolo, ovviamente hai i sottotitoli, quindi capisci che cosa si dicono. Che è una cosa carina, per quanto comunque soprattutto nel finale... il finale cambia relativamente poco, perché si capisce che c'è lo Shadow Lord che fa: no, non farlo, oh mio Dio, non sacrificarti, cazzo, dopo tutto quello che ho fatto, porca puttana, ti suicidi, mannaggia a te, giustamente. E poi si incazza, tu lo meni, e dice cose tristi. Cioè, giusto il finale ti dà poche informazioni, il dialogo in più, però ovviamente nella ci sono anche i filmati in più, e li vedremo. Comunque li vedremo, lo facciamo perché comunque, visto che abbiamo fatto praticamente tutte le quest secondarie, te lo rigiochi ed è super veloce comunque. Però, visto che ci sono cose in più, dobbiamo farlo tutto. Nel senso, non vi posso fare vedere solo il finale, perché non cambia solo il finale. Cioè, cambia proprio roba in più. Quindi, bisognerà rigiocarselo. Però, per fortuna, comunque è super fast. Soprattutto quando è la lancia finisce al massimo. Cioè, fai abbastanza veloce. Emil, anche di Emil si sa, ma in realtà diciamo che chi viene da Automata sa cose di Emil, che ovviamente se ti giochi prima questo non sai, però, no? Chi ha giocato Automata
ho visto anche solo il trailer di Automata, perché si vedeva nel trailer di Automata, può ben immaginare, no, che cosa succede. Musiche bellissime, però lo so che ammazzo l'atmosfera. Io qui ho pianto come una merda la prima volta. La musica fa tanto, però santissimo è Dio, a livello di level design e boss fight, l'ultima parte è veramente un calcio nei coglioni. Lo Shadow Lord non è malissimo come boss fight, però Devola e Popola sono tremende, Devola e Popola sono tremende, e tutta l'ultima parte è una merda con quel boss di merda, perché di tutti i boss, cioè di tutte le cose che ti potevi inventare, hai preso il cinghiale, l'hai ingigantito e ci hai messo l'effetto delle ombre. Cioè, iconicamente parlando, cioè la tua idea di boss fight iconica è un cinghiale del cazzo. Cioè, veramente? Veramente? Non ti sei riuscito a inventare niente di più bello, ma fosse, non lo so, un cavallo, ma almeno un unicorno, qualunque cacata che non fosse un cinghiale, un montone, qualunque cosa. Cioè, vabbè. Cioè, hai letteralmente preso le animazioni del porco e le hai riciclate per una boss fight che dura 40 minuti, se non hai l'arma al massimo, per metterci i dialoghi. Cioè, qui proprio, qui avevano 5 euro per fare la parte finale. Anna Gewitt, grazie mille. Grazie mille. Non ti spoilerai niente perché sono i titoli di coda, ti puoi spoilerare chi ci ha lavorato. Abbiamo finito. Cioè, qui veramente avevano, ok, allora dobbiamo fare le ultime 4 ore di gioco, abbiamo 5 euro e 3 giorni. Fine. Cioè, terribile. No, il cinghiale immortale è veramente una cacata, ma proprio anche concettualmente mi va bene il boss che non riesce a buttarlo giù. Però, madonna, il cinghiale, vabbè. Santo Dio, non puoi neanche prenderlo sul serio. Cioè, anche volendo tipo dello Shadow Lord, puoi farla la fan art, capito? Un disegno figo dello scontro col signore dell'oscurità, delle ombre, ma col cinghialozzo, capito? Cioè, anche volendolo fare figo, non riesci a immaginarlo. Cioè, io non riesco, come cosa hanno pensato? Allora, dobbiamo pensare una boss fight prima di quella finale. Un porco in armatura. Ok, va bene. Cioè, davvero terribile, terribile, terribile. E poi il corridoio. Cioè, un corridoio coi nemici. La tua idea di livello è un corridoio coi nemici. Vabbè, comunque. Allora, abbiamo fatto, d'accordo? La prossima volta ricominceremo. Sì, Dark Souls 2. La prossima volta ricominceremo e quindi andremo avanti, nel senso che si ricomincia da quando Emil spietrifica Kainé e si rifà tutto quanto. Vedremo che ci sono dei filmati extra, quindi anche delle cose extra da leggere. Che mi dispiace tantissimo non siano state doppiate, perché ci sono dei racconti molto belli, sia di Kainé che di Emil, molto 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 belli. L'avevo già parlato qualche live fa, solo che purtroppo io non pretendevo i filmati, chiaramente lo capisco che non volevano fare troppo, cioè capito, troppi soldi, troppo budget, però santissimo è Dio, una voce che parla, non lo so, boh. Ma non, cioè, a me dispiace, cioè il mio non è un capriccio perché voglio il doppiaggio, a me dispiace perché il gioco merita di più, ok? Nonostante comunque gli anni che ha, nonostante sia molto 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 teatrale, c'è un'impostazione su, cioè è giapponese, che più giapponese non si può. Cioè, questi dialoghi dove il tempo si ferma, i personaggi parlano, proprio super teatro, ok? Può piacere come non può non piacere. Però, non lo so, cioè, se fosse anche proprio l'espressività dei personaggi, meritava di più.
Cioè, meritiamo un remake, per quanto mi riguarda. Hanno fatto un ottimo lavoro col combat system, ok? Quindi... si sono confusi. Ma perché il progetto iniziale era una remastered. Il progetto iniziale era una remastered, poi ho detto, no, sapete, vi dico, fate la versione aggiornata, però con gli stessi soldi e con la stessa forza lavoro. Quindi adesso succate. Vabbè. Bel gioco, bellissimo. Sono stracontenta che sia adesso recuperabile in maniera più... fruibile, con un frame rate umano, quindi senza farti venire la nausea, e quindi nulla, la prossima volta lo proseguiremo. Io vi ringrazio per tutti quelli che sono rimasti, che hanno avuto la pazienza, l'interesse, ormai diciamo che il treno è passato, quindi vedersi il finale A di Nier Replicant adesso è un po', diciamo, anacronistico, però sono contenta, dai. Ci vediamo stasera con alle 21:30 con Resident Evil Village, quindi cambiamo completamente mood, si va full ignoranza, si va full lancia granate infinito, anche se non credo, vabbè sì, lo useremo, sì, cioè, dobbiamo andare a casa della signora Beneviento, quindi ci sarà da ridere, dai, buon pomeriggio, buona serata e a più tardi per chi è interessato, ciao ciao!